Allora, Emanuele, ti volevo dire che il ragazzo si chiama Daniele, ma posso sapere perché ti interessa così tanto sta cosa, scusa? È scritto, cioè, sei geloso per caso? Stiamo registrando, oddio, oh, stiamo registrando, oddio. E allora iniziamo. Ciao amici di internet, scusate, allora il video di prima si era cancellato e adesso dovrei rieditarlo di nuovo. Devo dirlo a tutti e non è uscito nessun video. E allora lo registro oggi. E se riesco a editarlo oggi, vi faccio sapere. E allora, bentornati in questo video. Video. Allora, volevo dirvi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, schiacciate il pulsante qui sotto dell'iscrizione e fatelo diventare blu, no, bianco, se siete iscritti. E attivate anche la campanella così sarete sempre aggiornati nei video che caricherò. Poi seguitemi. Allora, in questo video vi parlerò del mio ragazzo ideale. Allora, prima di parlare del mio ragazzo ideale, vi dico di seguirmi su Instagram. Il nome ve lo lascio qui, metto anche lo screen qui. E vi chiamo Beatrice, Beatrice.merlo53. Seguitemi. Oggi è proprio il compleanno di mia sorella, tanti auguri Lara Merlo, che ha fatto anche il regalo e gli è piaciuto un sacco. E è l'ultimo CD di Ligabue, ormai posso dirlo. Prima non lo, io nel video non l'avevo detto, ma adesso posso dirlo. E gli è piaciuto un sacco. E poi ho trovato un biglietto che io non sapevo, che stamattina dormivo. E allora, il ragazzo ideale per me è. Deve essere con gli occhi, cioè deve essere una persona molto di carattere, deve essere una persona buona, dolce, simpatica, non rompiscatole, amante degli animali. Il mio animale preferito è il cane. Appunto, quando sarà grande mi vorrà avere dei cani. Ad esempio, c'è un cane che è rimasto chiuso per 2 giorni, il mio povero Zacchi, che è chiuso 2 giorni, poverino, era tristissimo. E basta. Poi di aspetto deve essere. I capelli potrebbero essere come i miei castani, oppure neri, oppure non saprei il colore dei capelli, ma anche come i miei, non lo so. E gli occhi o i miei castani o neri, oppure verdi, non tanto azzurri, sull'azzurrino e basta. I tatuaggi, ragazzi, quei tatuaggi non mi piacciono così tanto, ma magari un tatuaggio piccolo che non sia esageratamente stracolmo di tatuaggi, cioè, cavolo, ciao ragazzo, se sei tatuaggi, vabbè, se magari è dolce, simpatico, eh? E scusate, sto ridendo perché devo proprio dire che ve lo dico. E no, forse non ve lo dico, ve lo faccio solo vedere. E scusate, contro una cosa. Sto contando una cosa, scusate. E cosa ti stavo dicendo? Poi dove volete ancora. No, non mi dimenticate di seguirmi anche su Fainete. No, ve lo lascio qui. Qui.
da qualche parte qua, mi chiamo Bea Merlo 99. Sono molto brava e mi metto anche un video qua come ho fatto, cioè un musical.ly utilizzando Fainetti, cioè tanto usando Fainetti per mettere gli effetti, poi perché beh, colori, non lo cambio i sei. colori. Per esempio, ne metto uno qui che ne ha uno, era bellissimo. E poi, ah sì, posso farvi vedere dei miei musical privati, ad esempio? Ad esempio, andiamo su TikTok, non si chiama più Musical, si chiama TikTok. Oh, scusate. Ad esempio questo mi vedete. Ok, poi ad esempio ce n'era un altro, ancora, basta. Se volete potete scrivere nei commenti se volete un tutorial, perché una mia amica mi ha chiesto un tutorial, la mia migliore amica, la Elena, ciao Elena, un tutorial su Musical.ly, perché tanti mi chiedono come faccio i miei Musical.ly, perché non faccio delle transition. Sono solo quelli di Muser che conosco, cioè che seguo, il Ferrari, Marco, Samantha, tutte queste persone, Lisa Maino, Maria Sole, queste persone qui, Me Contro Te, queste cose qui, non, cioè, non so fare queste transition. Sì, dai, sto imparando, dai, si migliora. All'inizio metterò una intro bella e spero che vi piaccia, perché l'ho creata con un'applicazione. L'applicazione si chiama, per le intro si chiama Intro Maker, mi sembra. Ne metto qua il nome, mi sembra, non mi ricordo, devo controllare. E l'ho fatta, spero che vi piaccia, scrivetelo nei commenti. Questo video voglio che arrivi a 120 like, se ci riesce, e vorrei arrivare fine febbraio, inizio marzo a 100 iscritti, spero. E avevo fatto anche la mia firma, il mio autografo, non so se io, ecco, blocco, scusate che cerco la firma. Se c'è, io dovrei averla messa qua, scusa. No, la trovo. L'avevo bloccata. Ma vabbè, non importa. Allora non l'ho trovata, mi spiace. Ma c'è una bella firma. Non so farla veloce, la farò come riesco io. Spero di scrivere anche un libro, perché mi piacerebbe scrivere un libro. Io non sono così amante a scrivere così tanto come mia cugina Gaia. E seguitela anche lei su Instagram, si chiama Morandin-Gaia, anche su TikTok. Sul mio TikTok mi chiamo Bea Bestecciamerlo, Bestecciamerlo. Seguitemi, voglio arrivare a 2000 followers, spero di sì. Vi volevo leggere una lettera che mi ha scritto un ragazzo che andavo all'auto mutuo aiuto
e si chiama Emmanuel, ve lo dico qua, io vi metto anche una foto e poi ditemi se è carino come ragazzo, vi metterò una foto qui e una foto qui, vi spiego se è bello. Allora, la cara lettera che mi ha scritto è comincia così, io non so neanche scrivere, cioè, faccio degli errori ortografici, io la sto a disastrare per questa cosa. Cara Pietro Ciamello, scusa per i tanti messaggi che Giulia rompe le scatole. Ma Giulia è la mia seconda migliore amica, che cavolo rompe? Tu che rompi, non lei. Madonna. E rompe, ma non è vero. E mi conosco, se mi conosci sono un buon ragazzo, gentile e generoso, troppo buono con tutti. Essere tante persone, sei mio tipo, senza fare il tuo saluto, piacere per la tua sincerità, spero che ho perso il cuore, tesorino mio. Il tuo viso è solare, il tuo cuore è il viso bello, i tuoi occhi anche, mi illumini, carabea, ciao, ora, ciao, bacioni, bacioni. Avete senso questa cosa, avete capito qualcosa di quello che ha scritto? Io, un cavolo. Giulia non rompe, è tu che rompi. Come ad esempio, vi faccio vedere i messaggi. Io non lo faccio vedere. Scusate, cerco la magari con. Mi scriveva patatina, queste cose qua, veramente assurdo. Lì ha 30 anni questo ragazzo. Ma in realtà io ho un ragazzo che mi piace. Marco di Giacinto. Vi metto anche una foto se volete, se la trovo, aspetta. Qui è Marco. Ditemi se è carino, mi metto una foto magari che la trovo su Instagram da qualche parte, così me la metto. E si chiama Marco, la mia sessata è del 98 e mi piace. Perché dite? Sarà io lui? Oppure c'è un altro ragazzo che mi ha scritto che si chiama. Aspetta, vedere una foto. È questo. No, questo no, ti prego, non lo voglio. Ok. Ed esempio, un altro musico che potrei farvi vedere è. No, non ho altri musici che potrei farvi vedere. E allora adesso tra un po' vi saluto e aspetta un attimo, vediamo se c'è qualcosa da salutare. Saluto tre persone, l'ultima persona che mi ha iniziato a seguire. Ricky trattino unica ragione di vita. Ricky trattino basso unica ragione, trattino basso ragione, trattino basso di vita di Ricky, saluto, che è la fanpage di Ricky, cioè Ricky, chi ama Ricky. Polis trattino basso fans e Genzen Kanai AX, quella persona lì che mi ha messo mi piace la mia foto.
Ricky Paldi, li mettiamo anche a seguire. Alex Aget Q Passiello, è una razza. Vediamo questa razza, la seguiamo. Poi Freying 13777, Eleonora trattino basso Leonardi, riacquistata Vicenza, un attimo la storia. Sì, è una storia con... Saluto Elena Kimenton, ciao Elena, voglio bene. Raffaele Tonin. Saluto Corby trattino basso Priv, Diana Diane trattino basso Bacian 7590, Giacomo Colcelli, Silvano Li Santi, trattino, cioè Silvano trattino basso Li Santi. E saluto ragazzo fortunato punto 19, cioè Luciano, ciao Luciano. Proxygen 1903, saluto. Saluto Scola Angela, ciao Angela, voglio bene. Saluto Happy 1257787. Saluto Jones Bay Jones punto match. E saluto ancora Giulio Buosi. Elia ZHK trattino basso con 3H e mi ha commentato: chiedi qual è il tuo più bello e qual è senza l'apostrofo. Qual è senza apostrofo? È senza apostrofo, sì. Chiara trattino basso 2 trattino basso 10. Poi basta. Poi saluto anche CriLove 7775, che è Chris, è una user, io seguo lei. Ah, c'è un musical lì bellissimo, se no magari ve lo metto alla fine. E magari vi faccio un video. E adesso vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo nel prossimo video e... Iscrivetevi e... Your raincoat, and now you're here with somebody else, and I know.